Buongiorno alle colleghe e ai colleghi, chiedo di prendere posto, diamo inizio a questa sessione di interrogazioni a risposta immediata, il cosiddetto question time. Chiamo l'oggetto numero 201, iniziative che la Giunta regionale intende adottare affinché in località Cerro del Comune di Marciano non venga realizzato il previsto insediamento per lo stoccaggio provvisorio di vinacce. Interroga il consigliere Buconi, risponderà per la Giunta regionale l'assessore Rometti. Ricordo ai colleghi che per l'interrogazione chi illustra l'atto ha a disposizione 2 minuti, il membro di Giunta risponde per un massimo di 3 minuti e l'eventuale replica dell'interrogante ha a disposizione 1 minuto. Prego, consigliere Buconi. Grazie. Ci riferiamo alla vicenda nota riportata dalla stampa, stoccaggio provvisorio di vinacce, comune di Marciano. Fa il paio con una questione arcinota su Perugia, distillerie, Ponte Valle Ceppi, eccetera. Avevo presentato una mozione, si allungano i tempi, ho trasformato in question time. È iniziato lo stoccaggio provvisorio di vinacce in quel comune, c'è stata una forte opposizione a parte dei cittadini ma dell'amministrazione comunale di Marciano, ricorsi al TAR, sospensive. Mi è sembrato di capire un'ipotesi di mediazione, uno stoccaggio provvisorio con un sistema silos bag che per il momento un pochino migliora la situazione. Ora il tema si sta spostando sulla realizzazione dell'impianto definitivo, sempre il territorio comunale di Marciano. Già su questo il Comune di Marciano mi risulta che ha presentato proposta di variante al PRG per non rendere fattibile l'installazione di industrie classificabili insalubri nelle piccole aree industriali frazionali. È scattato un'altra volta il ricorso al TAR. Mi risulta ieri sera un'altra calda assemblea cittadina. Io non sono ovviamente per amministrare con i comitati del no, però rilevo, come ho fatto rilevare, analizzando l'autorizzazione concessa dalla provincia di Perugia. Sono 5 o 6 pagine di prescrizioni molto complesse, evidentemente il problema c'è. Io credo che la Giunta regionale debba porsi il problema insieme agli altri enti interessati di smetterla di rincorrere l'insorgere dei comitati del no, ma affrontare i problemi alla radice. Ogni volta che c'è una di queste questioni, che si tratti di depuratori, che si tratti di vinacce, che si tratti di gomme, dobbiamo star a discutere sì o no dove farle. Non ho mai sentito una discussione sul come farle. Anche in questa circostanza il problema non sarebbe insorto se le norme prevedessero all'origine che chi realizza questo tipo di attività le realizzasse al chiuso, coperte con tutti gli accorgimenti moderni che la tecnologia porta a disposizione. Questo farebbe venir meno, diciamo, qualunque tipo di contrasto. Così non è, il problema ovviamente c'è, io credo che le imprese debbano poter fare impresa, spetta alla pubblica amministrazione fare le norme chiare che le rendano compatibili con il territorio circostante e con l'ambiente. Quindi l'oggetto dell'interrogazione è sapere se su questa questione la Giunta regionale intenda prendere iniziative, certo anche a sostegno dell'amministrazione comunale di Marciano, ma in generale nell'interesse del territorio e anche in questo caso dei cittadini marcianesi. Grazie. Grazie al collega Buconi. Per la Giunta risponde l'assessore Rometti. Prego, assessore. Grazie. È un argomento questo molto dibattuto, che ha creato conflitti nell'area appunto del Comune di Marciano, che la Regione conosce anche per qualche rapporto e contatto che abbiamo avuto con l'amministrazione stessa. Devo dare atto dell'impegno che l'amministrazione comunale ha tenuto in questi mesi per poter tener conto di tutte le preoccupazioni e delle posizioni che nel territorio si sono manifestate. Naturalmente posizioni peraltro legittime, perché insomma comunque è un'area vicino a centri abitati. La Regione è un impianto che per la sua tipologia, si tratta di uno stoccaggio purtroppo, fra virgolette, diciamo, non è sottoposto a VIA. La valutazione di impatto ambientale poteva essere la procedura all'interno della quale, diciamo, tener conto delle posizioni dei vari soggetti coinvolti, e quindi avrebbe consentito di governare, fra virgolette, il processo autorizzativo. L'impianto in questione invece è stato possibile autorizzarlo attraverso una semplice, comunque insomma, attraverso una autorizzazione
per le emissioni atmosfera. Questo è un atto che consente di prescrivere, di dare indicazioni, di dire le modalità attraverso le quali può essere realizzato questo intervento, ma non è in grado da sola, come atto, di negare l'autorizzazione stessa, se non ci sono altri vincoli di tipo paesaggistico, di tipo urbanistico. Quella è un'area produttiva, un'area industriale, e quindi di fatto l'impianto è stato, questo stoccaggio, diciamo, è stato autorizzato. Forse, come diceva il consigliere Buconi, anch'io ritengo che all'interno di queste prescrizioni poteva essere prevista una copertura fissa, che sicuramente avrebbe minimizzato ulteriormente, diciamo, gli effetti che questo stoccaggio può produrre, perché teniamo conto che comunque si tratta di un'attività che riguarderà migliaia di tonnellate, quindi sono quantitativi. Però le norme che presiedono a questo tipo di autorizzazione sono il codice ambientale, la 152 del 2006. Questa proposta che faceva il consigliere Buconi, io l'ho, diciamo così, una prediscussione con i nostri uffici, che cercheremo di valutare se è possibile da parte dell'amministrazione regionale, come dire, precisare meglio le norme che definiscono questo tipo di autorizzazioni. Ora devo dire che dopo questo confronto che c'è stato, alcuni risultati sono stati ottenuti. Questo stoccaggio attraverso silos bag, di fatto sono dei balloni, scusate il termine, di plastica, dove queste vinacce vengono insaccate e chiaramente vengono trasportate sfuse e poi vengono insaccate. Nel momento in cui vengono insaccate, i problemi di cattivi odori o di altro tipo chiaramente vengono abbattuti. Un problema, una criticità è il tempo di insaccamento. Quindi bisognerà che tutti quanti vigiliamo, gli organi di controllo, che chieda responsabilità all'azienda, perché quando arrivano questi materiali vengano subito, diciamo, messi all'interno di questo contenitore, che poi non ci sia un aumento di quantitativi che vengono definiti, e quindi su questo cercheremo con gli organi di controllo di farci parte diligente, perché si possa anche sviluppare un'attività che, diciamo, in qualche modo limiti le possibilità di non tener conto di questi aspetti. Per quel che riguarda invece modifiche normative, ho detto, cercheremo di approfondirle, poi naturalmente passando da una soluzione transitoria a una soluzione definitiva, io credo che la Regione cercherà di fare di tutto per essere, come dire, istituzionalmente vicina all'amministrazione comunale per tutta quella che sono le questioni legate agli aspetti di destinazione dell'area, urbanistici e quant'altro, per poter gestire al meglio questa situazione della quale siamo consapevoli, e della criticità e del conflitto ambientale che ha creato e delle proteste che crea in quel territorio. Quindi io anche questa mattina ho parlato con il sindaco, insomma cercheremo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, di essere, come dire, collaborativi fra virgolette con l'amministrazione comunale, nel rispetto naturalmente delle competenze che ogni amministrazione ha da questo punto di vista. Prego collega Buconi per la replica, invito tutti a stare nei tempi, grazie. Grazie Presidente. Sì, parzialmente soddisfatto. So bene che non è la Regione in questo caso che direttamente ha proceduto ad effettuare atti, però appunto credo che va fatto tesoro, anzi già da questo partire, per intervenire, per prevenire ulteriori problematiche. L'azione più importante che penso possa essere messa in atto appunto è quella così di concordare, insomma, con l'amministrazione comunale, la provincia, l'ARPA, la proprietà, insomma, di mettersi insieme e trovare una soluzione al di là delle forzature, degli avvocati, dei TAR che ci sono rispetto a questa questione, per dare una soluzione avanti. Da problemi se ne può uscire anche in maniera innovativa. Vorrei che da questa circostanza ciò venisse, perché allo stato dell'arte ovviamente c'è uno scontro, cittadini che dicono no, basta che non si faccia, il resto non ci interessa, dall'altra parte leggi ed avvocati. Dobbiamo uscire, dobbiamo mettere in campo la politica per quello che correttamente ovviamente può fare, per mediare e trovare le soluzioni. Grazie. Grazie collega Buconi.
Ora chiamo l'oggetto numero 204, necessità che venga impedito l'incenerimento dei rifiuti presso gli impianti di proprietà della area SRL Eterni Biomassa. Intendimenti e informazioni della Giunta regionale al riguardo. Interroga il consigliere Stufara, risponde sempre l'assessore Rometti. Prego, collega Stufara. Grazie Presidente. Con quest'atto torniamo a porre la questione degli impianti di incenerimento che sono presenti nella città di Terni. Ricordo che si tratta di due impianti che attualmente sono autorizzati a trattare materiali estranei a quanto viene classificato come rifiuto di derivazione urbana. L'elemento di novità che con l'interrogazione poniamo è che a seguito, successivamente alle elezioni amministrative della scorsa primavera e al turno di ballottaggio, ci sono state degli sviluppi, perché entrambe le società, la prima Aria SRL di proprietà di Acea, il 10 giugno di quest'anno ha presentato un'istanza per l'avvio della valutazione di impatto ambientale per integrare le tipologie di materiali da trattare nel proprio impianto, e ha nella sostanza chiesto di estendere quanto era nella precedente autorizzazione, chiedendo di poter trattare all'interno di quel inceneritore plastica, gomma, rifiuti urbani e varie tipologie di rifiuti contenenti sostanze pericolose per un totale stimato in circa 40.000 tonnellate l'anno. L'altro impianto di proprietà della società Terni Biomassa e che rientra nella Tozzi Holding, il 14 agosto ha presentato anch'esso una richiesta di estensione delle tipologie di materiali da trattare, prevedendo e chiedendo l'impiego di rifiuti ospedalieri, fanghi di depurazione e rifiuti urbani nella forma di combustibile derivato dai rifiuti e altre tipologie degli stessi. Quindi diciamo, siamo in presenza di un cambio del quadro, con due impianti che oggi non sono autorizzati a bruciare rifiuti, che chiedono di poterlo fare, e lo chiedono esplicitamente in relazione anche all'aggiornamento del piano regionale di smaltimento dei rifiuti, alludendo alla possibilità per i loro impianti di rimanere in esercizio ben oltre le tempistiche autorizzate. Ricordo ad esempio che per quello che riguarda l'impianto di Aria SRL l'autorizzazione scadrebbe il 19 dicembre 2016, ma quello che lasciano intendere nella loro richiesta è di una prosecuzione dell'attività ben oltre quella data. Avevamo già l'anno scorso ribadito con un altro atto una serie di particolarità, per usare un eufemismo, che hanno caratterizzato l'iter autorizzativo da parte della provincia di Terni per l'impianto ex Printer, oggi di proprietà della Tozzi Holding, e vogliamo mettere in luce come entrambe le società che detengono quegli impianti e che chiedono di poter bruciare rifiuti in quegli impianti sono parte di cicli di smaltimento dei rifiuti di altre regioni. Vista la normativa attualmente in vigore, si profila un contesto nel quale, concludo brevemente Presidente, nel quale quei due impianti potrebbero ricevere e bruciare rifiuti al di là della provenienza degli stessi. La possibilità di produrre il CSS, di cui in quest'Aula si è ampiamente discusso, ovviamente non è una possibilità che ha soltanto questa regione, e la possibilità poi che il CSS possa viaggiare liberamente per il territorio nazionale, in deroga a quanto collega prevede Stufara, oggi la normativa per i rifiuti, la invito a concludere che è ben oltre i tempi, trasformerebbe la Conca Ternana in un polo di incenerimento, che è esattamente il contrario di quello che servirebbe. Su questo chiediamo alla Giunta regionale intanto di avere le informazioni delle quali dispone, ma anche di chiarire la posizione politica della Giunta regionale rispetto a una prospettiva che noi crediamo debba essere scongiurata, che anche nel piano per la qualità dell'aria che abbiamo approvato lo scorso febbraio sembrava preclusa, ma che invece torna prepotentemente alla ribalta con queste procedure e con un atteggiamento che sembra cambiato nei confronti dell'incenerimento, al di là della provenienza dei rifiuti stessi. Grazie. Grazie collega Stufara, prego collega Rometti, l'assessore Rometti per la risposta.
Ma su questa interrogazione credo che sarà necessario, come dire, rimandare anche a un ulteriore aggiornamento, perché è un'interrogazione del 15 di settembre, oggi siamo il 23 di settembre, questa è diciamo una questione che attiene a autorizzazioni che vengono rilasciate, autorizzazione e vigilanza in proposito che viene esercitata dalla provincia, in questo caso di Terni. Noi abbiamo chiesto informazioni, ma nel giro di pochi giorni non abbiamo ancora un quadro completo, diciamo, delle informazioni che ci consentono, che mi consentono di rispondere in modo, diciamo, esauriente e definitivo all'interrogazione, quindi o in forma scritta o successivo consiglio regionale cercherò di integrare ulteriormente. Quello che posso dire relativamente al CSS che è citato nell'interrogazione, la legge prevede che il CSS in quanto combustibile solido secondario può essere utilizzato esclusivamente nei cementifici e nelle centrali termoelettriche. Quindi quello non credo che sia un impianto che ha questa tipologia, è un impianto che tratta altre tipologie. Quindi non voglio anticipare, diciamo, questioni che riguarderanno l'esame, l'istruttoria della richiesta, però credo che da questo punto di vista mi sembra che si possa escludere una prospettiva di questo genere. Per il resto rinvio, come ho detto prima, a un approfondimento e a una informazione più compiuta che sicuramente la provincia di Terni rimetterà nelle prossime ore, nei prossimi giorni, stante la richiesta che noi abbiamo inviato. Grazie. Grazie, Assessore Rometti. Prego, collega Stufara, la prego di stare nei tempi. Mi contengo in pochi secondi per dire, Presidente, che diciamo, non posso che dirmi insoddisfatto della risposta dell'assessore, perché non c'è stata risposta nella sostanza. Fatta salva la brevità del tempo che è intercorso fra la presentazione di quest'atto e questa seduta, diciamo, la materia dovrebbe essere all'ordine del giorno dell'attività dell'assessorato e non dovrebbe servire, diciamo, la sollecitazione di questo atto. Il dato è che due proprietari di impianti che insistono a Terni chiedono di poter utilizzare rifiuti, lo chiedono alla provincia che da qui a qualche giorno avrà un nuovo presidente, il sindaco del comune di Terni si candida anche a presidente della provincia e, diciamo, potrebbe autorizzare il cambiamento delle tipologie di materiali che vengono bruciati in quegli impianti che insistono sulla città che guida. Le ricordo, assessore, che il decreto Clini, al di là del giudizio che si può avere sullo stesso, prevede due tipologie di CSS. La prima, quella CSS Comb, che ha le caratteristiche che lei diceva, cioè che può essere trattato solo nei cementifici e nei grandi impianti di produzione di energia elettrica, e poi c'è l'altra partita, quella del CSS semplice o CSS rifiuto, che può essere trattato in tutti i cosiddetti termovalorizzatori, sono 56 presenti nel territorio nazionale, e verrebbe classificato come rifiuto speciale, quindi non soggetto alla necessità dell'accordo di programma per poter transitare da regione a regione. E questa è la pericolosità di un impianto che fa correre collega il rischio Stufara a questo territorio, ha detto che era telegraficissimo. Si può dire che portiamo i nostri rifiuti altrove, di portare da noi i rifiuti di altre regioni, e non mi sembra questa una prospettiva seria per affrontare il governo del ciclo dei rifiuti. Ne avremo la possibilità di discutere anche in momenti successivi. Ribadisco il fatto che non posso dirmi soddisfatto della mancanza di risposte e della mancanza di una volontà politica chiara per impedire tutto questo. Grazie. Quindi passiamo all'oggetto numero 196, possibile esternalizzazione del magazzino della società Grifo Latte, interventi che la Giunta regionale intende adottare affinché vengano chiariti i termini dell'operazione, salvaguardate le maestranze del magazzino medesimo. Interroga il consigliere Smacchi, risponde l'assessore Riommi. Prego, collega Smacchi. Sì, grazie Presidente. Parliamo della esternalizzazione del magazzino di Ponte San Giovanni della Grifo Latte. Approfitto per salutare i dipendenti del magazzino e anche gli altri che sono oggi qui presenti e che hanno
scioperato questa mattina per la tutela del loro posto di lavoro. Di fatto, Assessore, che cosa sta succedendo all'Agrifolatte? Ce lo chiediamo in molti, pensiamo che la situazione sia molto difficile, molto problematica. Dopo la chiusura dello stabilimento di Osteria del Gatto, dopo la chiusura dello stabilimento di Amatrice, dopo il mancato rinnovo dei contratti a tempo determinato, ora la esternalizzazione del magazzino comunicato con una lettera fredda, con una lettera che in qualche modo azzera le aspettative, le prospettive di vita e le speranze dei dipendenti. Ora credo che sta finendo un ciclo, o come dicevamo prima con i dipendenti, forse se ne sta aprendo un altro ancora più difficile per questa azienda. Sta venendo meno il ruolo sociale di questa azienda, il ruolo che la cooperativa ha rivestito in questi anni rispetto al territorio umbro. C'è un clima di tensione tra i dipendenti, probabilmente c'è anche stato un ripassino in questi giorni su alcuni dipendenti al fine di evitare che molti aderissero a questo sciopero. La situazione è grave. Ci sono 18 dipendenti, fra cui 3 appartenenti alle categorie protette, che nelle prossime settimane vedranno arrivare la lettera di mobilità, con una possibile riassunzione che non gli dà tutele, non gli dà garanzie né nell'orario di lavoro né nei prossimi stipendi. Allora, se è questa la situazione, è ricordato che nel corso degli anni l'elevata professionalità del personale è stata possibile anche grazie alla partecipazione della Regione, che con legge regionale del 2010 ha reso possibile la trasformazione della sua quota di 500.000 euro in contributo per tamponare un periodo di forte crisi. Ricordato che la Regione non può non contrastare con decisione qualsiasi azione che comporti il peggioramento delle condizioni lavorative degli occupati e la loro precarizzazione, con possibili travasi in nuovi asset che in futuro possono essere anche facilmente sacrificabili, evidenziato che la nuova riorganizzazione aziendale di un gruppo come l'Agrifolatte, che negli anni passati ha già visto la trasformazione di siti produttivi in siti di commercializzazione, e ricordato che non tutti i magazzini sono uguali, Assessore. Ricordato anche che l'Agrifo controlla in Umbria circa il 90% della produzione del latte e dei suoi derivati. Dico questo perché una situazione del genere non può interessare le istituzioni regionali. Ricordo che dai dati dell'ultimo bilancio risulta che la Regione è presente nel capitale sociale dell'Agrifo con 191.156 euro su un totale di 914.000 euro, che corrisponde ancora al 21% del capitale. Tutto ciò, Assessore, premesso, la interrogo affinché intanto ci spieghi che cosa sta succedendo e allo stesso tempo cosa possiamo fare per venire incontro a questa problematica e speriamo ad eventuali problematiche future che, se questo è l'inizio, possono in qualche modo riguardare anche quegli altri dipendenti che oggi non hanno partecipato allo sciopero perché ritengono che il loro posto di lavoro non sia in pericolo. Grazie consigliere, per la giunta la parola all'assessore Riommi, prego assessore. Sì, innanzitutto diciamo un ringraziamento, a me fa sempre piacere che in Consiglio regionale si possa discutere dei problemi che riguardano le varie aziende, essendo come dire un'attività quotidiana che molto spesso viene svolta in una sostanziale clima di solitudine. Mi perdonerà il consigliere Smacchi, ringraziandolo preliminarmente, che forse per evitare la solitudine e per avere più strumenti fuori dalle singole vicende bisognerebbe affrontare i temi in maniera generalizzata, e questa è una responsabilità non solo del Consiglio regionale, soprattutto di altri livelli, perché, la dico con una battuta, diventa sempre più complicato provare a tenere le situazioni da questa alle altre, a quella di ieri sera o quant'altro, se complessivamente, non è un elemento di polemica, è di riflessione politica, se complessivamente, come dire, si smonta a livello complessivo l'armamentario dei diritti e degli strumenti che permettono, no? La dico con una battuta, ma non polemica, Andrea, per dire famoci a capire, punto. L'interrogazione c'ha, e io vorrei
qui invece chiedo scusa, c'ha due livelli di criticità rappresentati. Io la dico con molta franchezza. Il primo livello è quello che il consigliere Smacchi diceva da ultimo, paradossalmente. Al di là del singolo episodio, credo che l'insieme degli atti e dei comportamenti che da qualche tempo riguardano quella che è la prima azienda e una delle più importanti comunque d'Italia di trasformazione, eccetera, eccetera, comunque il 90% del mercato umbro, ponga un problema di prospettiva. È per questo, e informo subito, che nei giorni immediatamente successivi all'esplodere del problema, penso che fossero i primi giorni di agosto, già presso l'assessorato all'agricoltura, per i profili di carattere generale sottesi, c'è stato un primo incontro con l'azienda e con le organizzazioni sindacali. Non si pensi che voglio, come dire, fare solo la ricostruzione per dire poi quello che facciamo concretamente noi. Penso che da quell'incontro non si è usciti con un sufficiente livello di approfondimento dei problemi strategici. Tre quarti dell'interrogazione Smacchi, che io condivido, chiamano in causa prospettive generali e posizionamento a prescindere dall'esternalizzazione del magazzino di Ponte San Giovanni. Punto. Quello è un tema che va affrontato in maniera diversa. Secondo, oggi stiamo alla concretezza. Io faccio l'assessore non all'agricoltura o alla programmazione economica, per fortuna e purtroppo alle politiche del lavoro. Si sta aprendo, è stata aperta la procedura, le organizzazioni sindacali hanno dichiarato lo stato di agitazione, noi siamo già attivati, stiamo verificando la data per poter convocare il tavolo istituzionale, perché questo ci è stato richiesto e questo crediamo che sia necessario, con la presenza anche dell'agricoltura per i problemi che dicevo prima, per entrare nel merito e capire se c'è la possibilità di, come dire, intervenire positivamente su quella scelta, perché al di là dei problemi strategici, qui faccio solo una battuta, non è vero che i magazzini sono tutti uguali, è evidente che un'azienda che ha questo tipo di attività, il magazzino non è mera attività strumentale, se non ci vogliamo prendere in giro, è un pezzo del core business dell'azienda, non è la stessa roba del produttore di vino che da qualche parte deve mettere a stagionare le bottiglie, non so se è chiaro, perché è una produzione sostanzialmente in tempo reale, perché il latte entra ed esce nei tempi per la stragrande maggioranza delle lavorazioni che conosciamo, l'attraversamento della merce dello stabilimento è un pezzo dell'attività che fa lo stabilimento, non è un appoggio di merci da qualche parte, per questo sorgono i problemi. Quindi convochiamo il tavolo, lo convochiamo insieme per valutare i profili più strettamente lavorativi, quelli che sono propri della procedura di mobilità, che ci si dice dovrebbe riguardare tendenzialmente per chiusura del magazzino l'interezza del personale addetto, ma anche qui parlo ai lavoratori del resto della Grifolatte, e se quella è la scelta strategica e organizzativa, non è che vale solo per Ponte San Giovanni, eh? Se 2 più 2 fa 4 il rischio è di confrontarsi da qui a poco tempo anche con altre situazioni uguali. Quindi uno tema, capire la procedura, capire le motivazioni, provando a lavorare, non potendo entrare noi sul versante contrattualistico, provando a lavorare sul progetto di futuro che la Grifolatte, che è primaria azienda del settore e importantissima in Umbria, ha di presenza, e io dico di quantità della presenza e di qualità della presenza. Non è compito mio specifico in questa sede, ma c'ha ragione Andrea, in Umbria abbiamo fatto scelte strategiche tutti quanti investendo sulla filiera del latte risorse, strumenti, politiche che portassero quel soggetto imprenditoriale, come dire, io dico, ad essere un solido e importante soggetto, e lo dice uno che qualche dubbio sulla concentrazione qualche decennio fa da piccolino ce l'aveva. Bene,
Se è questo, c'è una responsabilità sociale per il futuro, oltre che per il presente, che correttamente, al di là delle quote, deve essere discussa e organizzata. Questo penso che sia lo spirito. Nei prossimi giorni ci sarà la convocazione, stiamo definendo la data, ci andremo insieme, perché l'approccio non è semplice crisi aziendale, non è una semplice procedura, è evidente che c'è un profilo più generale da capire, da discutere insieme con le parti sociali e anche con un ruolo propositivo e attivo della Regione rispetto a quella prospettiva. Mi scuso se l'ho fatta particolarmente lunga sui tempi, ma questo è l'impegno, il tipo di approccio, e non dispiacerebbe poi tornarne a parlare per i profili generali, come dire, quando si dovessero definire ulteriori fasi di sviluppo di quel settore e di quell'attività, perché così tracciamo le coerenze rispetto agli impegni. Grazie. Grazie Assessore, la parola al collega Smacchi. Mentre Smacchi prende la parola, ricordo ai capigruppo che, come concordato ieri alla conclusione della seduta di Question Time, come capigruppo incontreremo una delegazione dei lavoratori della Grifolatte che sono presenti oggi in aula. Prego, consigliere Smacchi. Sì, grazie signor Presidente. Un ringraziamento all'assessore Riommi per la disponibilità e la sensibilità rispetto a questa problematica. Sì, credo che la prova di forza della Grifo rappresenti un atteggiamento presuntuoso e arrogante rispetto al quale, insomma, non ne abbiamo assolutamente bisogno. E rispetto a questo crediamo che sia proprio l'inizio di una nuova fase, e questo ci preoccupa particolarmente. Una fase che, ripeto, di ristrutturazione aziendale, in cui ci si sofferma esclusivamente sui costi, sulla riduzione delle spese, scaricando completamente questa riduzione sui dipendenti e sul personale, senza alcuna possibilità per queste persone di avere un colloquio, di avere un dialogo. Quindi su questo, e rinnovo l'impegno ad una richiesta fatta al Presidente Chiacchieroni di parlare direttamente come seconda commissione con il Presidente Catanossi, al fine proprio di capire quali sono le prospettive future e al fine di capire dove vuole andare la Grifo Latte, sul presupposto di quanto questa società ha preso anche dal punto di vista dei contributi dalla nostra regione. Grazie. Grazie consigliere. Chiamo l'oggetto numero 190, entità della spesa sostenuta negli anni dalla Regione Umbria per l'acquisto del farmaco denominato Lucentis, azioni che la Giunta intende intraprendere. Interrogo la consigliera Monacelli, risponderà la Presidente Marini. Prego consigliera. Sì, grazie Presidente, ma parliamo di sprechi nella sanità, sprechi che non sono riferiti in maniera cogente all'Umbria, ma che riguardano più in generale il sistema paese. L'Avastin, che è prodotto, un farmaco prodotto dalla Novartis, e Lucentis, che è prodotto dalla Roche, sono due farmaci che vengono utilizzati nelle cure oftalmologiche. Il Consiglio Superiore della Sanità ha definito farmaci equivalenti. C'è un problema, che sono venduti con un prezzo enormemente diverso, 81 euro il primo, 900 euro il secondo. Di questa vicenda me ne occupai già in qualità di senatore all'interno della Commissione Sanità nell'aprile 2007, successivamente fu un atto ripreso anche da altri parlamentari. Recentemente ci sono state delle denunce alle autorità competenti, le procure di Torino e Roma hanno aperto due inchieste che hanno portato anche alla perquisizione della sede dell'AIFA. L'autorità antitrust ha comminato alle società una multa complessiva di 181 milioni di euro e il Ministero ha richiesto alle due aziende un risarcimento di 1 miliardo 200 milioni relativo solo agli ultimi tre anni. Rilevato che, essendo l'utilizzo di questa tipologia di farmaci particolarmente diffuso anche nella nostra regione, al pari di altre regioni italiane, si presuppone che anche la nostra abbia subito un grave danno economico.
Per queste ragioni si interroga la Presidente per conoscere se è stata calcolata l'entità della spesa sostenuta nel corso degli anni dalla Regione dell'Umbria per l'acquisto del farmaco Lucentis, invitando dunque l'esecutivo e la stessa Presidente, alla luce degli atti del Consiglio Superiore della Sanità, delle sanzioni combinate dall'antitrust e della richiesta risarcitoria del Ministero della Salute, a intraprendere tutte le azioni di sua competenza per vedere riconosciuto il giusto risarcimento del danno economico al sistema sanitario dell'Umbria. Grazie consigliera Monacelli. Per la Giunta risponde la Presidente Marini. Sì. Prego. Questo punto riguarda essenzialmente il Servizio Sanitario Nazionale. Peraltro le regioni si sono considerate parte lese, come ovviamente lo Stato, e abbiamo agito di concerto Ministero della Salute e Regioni Italiane, e abbiamo anche nelle fasi antecedenti, e quindi la sentenza dell'autorità dell'antitrust è stata accolta molto positivamente, perché questo era un tema che le regioni avevano ripetutamente sollevato sul comportamento delle due aziende, la Roche e la Novartis, che sono le produttrici dei due farmaci, e dove più volte le regioni avevano sollevato il tema dell'equivalenza di questi farmaci, ma con una differenza di spesa, appunto, come lei ha ricordato, l'uno di 80 euro e l'altro di 900 euro, con conseguenze sul servizio. Devo dare atto anche dell'azione che ha condotto il Ministero della Salute. Le regioni, adiuvando in questo caso il Ministero della Salute, hanno chiesto con la conferenza delle regioni che in data 14 marzo 2014, successivamente alla sentenza dell'antitrust, abbiamo indirizzato le seguenti richieste al Governo. Quindi qui si agisce non per singole regioni, perché si tratta di un farmaco inserito ovviamente nel prontuario nazionale. Di attribuire l'ammontare complessivo delle sanzioni che sono state inferte dall'antitrust alle disponibilità finanziarie del Servizio Sanitario Nazionale. Due, di intervenire al fine di prevedere un ripristino dell'utilizzo dell'Avastin nelle patologie oculari. Quindi abbiamo chiesto che fosse l'Avastin il farmaco da utilizzare. Punto 3, di regolamentare nel più breve tempo possibile l'utilizzo di quei farmaci al di fuori delle indicazioni di registrazione, quelle che in termini tecnici si chiamano i farmaci off-label, che come è noto vengono, diciamo, utilizzati in un'ampia discrezionalità dal campo medico e scientifico, di regolamentare l'utilizzo di questi in presenza di farmaci autorizzati, cioè di evitare che il servizio sanitario si ritrovi, come in questo caso, con prescrittori di farmaci off-label, quando invece nella elencazione che fa l'AIFA ci sono farmaci autorizzati e come tali meno costosi per il Servizio Sanitario Nazionale. A seguito di questo, il Ministero della Salute, anzi l'Agenzia Italiana del Farmaco, ha provveduto in data 27 giugno 2014, quindi successivamente all'iniziativa delle regioni, è tornata a reinserire il medicinale dell'Avastin nell'elenco, in maniera di indicare che può essere usato per le terapie connesse alla degenerazione maculare correlata all'età. Inoltre, per quanto riguarda la richiesta di destinare al Servizio Sanitario Nazionale l'importo della sanzione che ha comminato l'Agenzia per la concorrenza sul mercato alle due aziende, perché come sa dalla sentenza sono state condannate entrambe le aziende per accordi in violazione della concorrenza, cioè la Roche e la Novartis, il Ministro dello Sviluppo Economico, che è titolare, ha comunicato ai Ministri della Salute e dell'Economia e alla Conferenza delle Regioni che la richiesta potrà trovare attuazione applicando la vigente normativa
secondo cui le entrate che derivano dalle sanzioni sono riassegnate in un apposito fondo che è gestito dal Ministero dello Sviluppo Economico e da destinare obbligatoriamente a favore dei consumatori, previa acquisizione dei pareri delle commissioni parlamentari. Quindi il tema, diciamo, sarà il Ministero della Salute, il Ministro della Salute che in sede di governo dovrà far valere anche la ragione della richiesta che noi abbiamo fatto di riassegnare i 182 milioni, perché questa è la sanzione, i 182 milioni di euro al capitolo del servizio sanitario. Per informazione della consigliera però evidenzio che ad oggi l'importo della sanzione non è ancora affluito al bilancio dello Stato, cioè le aziende non hanno presumibilmente pagato ancora la sanzione. Grazie Presidente, la parola per la replica alla consigliera Monacelli, prego. Sì, devo dire abbastanza soddisfatta della scrupolosità informativa mostrata dalla Presidente circa questa vicenda. Resta in sospeso una questione abbastanza importante, che era relativa alla individuazione dei costi sostenuti specificamente, ecco sì, la ringrazio se posso avere dovizia di particolari, circa la Regione dell'Umbria, quanto è stato il costo complessivo per il farmaco. Devo dire, faccio soltanto rilevare, che da operazioni di questo tipo, se si focalizzasse di più l'attenzione anche delle regioni, dello Stato centrale, sugli sprechi che in questo caso vanno nel mondo sanitario, ci renderemmo conto di quanto è possibile poter recuperare. Un miliardo 200 milioni, questa è stata la richiesta del Ministero alle due aziende, a conti fatti sono all'incirca una finanziaria, quindi anziché andare di nuovo a prelevare sempre sulle casse dei lavoratori e dei contribuenti, se cominciassimo a fare operazioni di questo tipo, io credo che davvero assolveremo appieno il nostro ruolo. Grazie. Grazie consigliera. Chiamo l'oggetto numero 197, dimissioni dall'incarico rassegnate dal primario del reparto di chirurgia vertebrale dell'ospedale di Narni, provvedimenti e iniziative che la Giunta intende adottare con riferimento alla vicenda. L'interrogazione è stata presentata dai consiglieri Monni e De Sio, quest'ultimo illustrerà l'atto, risponderà poi per la Giunta la Presidente Marini. Prego consigliere De Sio. Sì, Presidente, credo che questo sia uno degli esempi come si possano in qualche modo determinare per cause burocratiche alcune inefficienze che poi gravano sulla qualità del servizio sanitario regionale. Presso l'ospedale di Narni, da alcuni anni, si è nato e sviluppato, soprattutto grazie appunto all'impegno del dottor Roccalto, un reparto per chirurgia vertebrale che ha avuto la possibilità di, come dire, di assurgere alle cronache anche nazionali, perché è uno dei centri maggiormente specializzati, rinomato dopo il CTO di Torino, il San Carlo Nanzi di Roma. Beh, insomma, ecco, questa struttura è riuscita anche a diminuire quella che era la mobilità passiva e quindi avere, diciamo, un alto tasso di capacità di attrarre anche mobilità attiva. Ecco, nelle difficoltà organizzative del servizio sanitario presso l'ospedale di Narni, il dottor Roccalto era stato esonerato dal dirigente medico di presidio dell'ospedale i turni di guardia, in quanto lui aveva per il suo ruolo equiparato a quello di direttore di struttura complessa, per analogia gli obblighi e i compiti del direttore di struttura complessa, e quindi l'enorme carico di lavoro, la capacità anche di far fronte a quella che è stata una mancanza di assoluta collaborazione, le strutture difficili da gestire, insomma sono stati tutti elementi che hanno fatto sì che si potesse far fronte a questo servizio pur nell'assenza di quelle che erano delle strutture di sostegno da parte dell'azienda sanitaria locale. Ora, con un provvedimento da parte del dottor Fratini, direttore generale dell'ASL2, anziché incentivare
maggiormente la struttura investendo su maggiori attrezzature e risorse umane. Burocraticamente al primario della chirurgia vertebrale sono state inviate la comunicazione di dover rientrare nel servizio di guardia interdivisionale e primo soccorso di Narnia Mela, imponendo quindi di lavorare sui turni notte e giorno. Sì, ma si tratta di persone che, come sapete, non possono essere semplicemente trattate col livello burocratico, perché si tratta di lavorare di notte agli strutture di guardia e di giorno nella sala operatoria. Allora, siccome credo che l'impegno del dottor Roccalto in questi anni sia stato quello anche di accumulare giorni di ferie straordinari proprio per far fronte a quelle che sono le esigenze della struttura che dirige, questo aspetto in stile tipicamente burocratico ha portato poi alle dimissioni da parte del dottor Roccalto, alla perdita di una grande professionalità che era al servizio dei cittadini e credo quindi anche a un depauperamento di quella che era la potenzialità che questa struttura, oltretutto in un momento nel quale l'ospedale di Narni era, come dire, a supporto anche dell'attività dell'azienda ospedaliera di Terni, poteva svolgere. Quindi noi chiediamo di sapere quali provvedimenti si intendano intraprendere, perché non è possibile non la fuga di cervelli, come è stato ironizzato su questo, ma la fuga di grandi professionalità nella nostra regione come queste che ci sono non siano assolutamente da sostenere con atteggiamenti burocratici che non hanno alcun senso. Grazie consigliere, risponde la Presidente Marini, ma, prego. Credo che l'interrogazione prova a far intendere una cosa diversa rispetto al contratto di lavoro e agli obblighi che ha il dottor Roccalto, pensando che il comportamento della direzione dell'azienda sia stato un comportamento burocratico. Invece credo, proprio perché è fatta nell'aula del Consiglio regionale, dobbiamo richiamare attentamente i punti. Il dottor Roccalto è un dirigente medico dell'unità operativa di ortopedia del presidio ospedaliero di Narni, che ha un incarico di struttura semplice dipartimentale e non è titolare di nessuna responsabilità di struttura complessa né nell'ospedale di Narni né in nessuna parte del sistema sanitario regionale. Tanto che il suo direttore di struttura complessa è il dottor Dino Scaglia. Inoltre, l'ospedale di Narni è un ospedale, essendo uno degli ospedali di territorio, dove vige la guardia multidisciplinare al pronto soccorso, come avviene in tutti gli altri ospedali di territorio. E quindi, per obblighi del contratto nazionale di lavoro, tutti i dirigenti medici, ad eccezione delle strutture complesse, che sono tre quelle che sono a Narni operative, sono la dottoressa Cortis, il dottor Petrarchini e il dottor Provaroni, sono obbligati a stare nei turni previsti dalle guardie multidisciplinari, che peraltro si traducono in pochissimi turni di notte al mese, a volte anche due notti mese per ciascun medico chiamato dagli altri reparti. Il secondo punto è che il dottor Roccalto ha già sollevato il tema delle guardie attraverso una causa intentata all'azienda sanitaria. Il Tribunale di Terni, con sentenza del 2010, dove il dottor Roccalto ha sollevato un ricorso avente ad oggetto l'estromissione dal servizio di pronto soccorso, quindi lui ha fatto una causa essenzialmente su questo oggetto, con sentenza del Tribunale di Terni è stato respinto il ricorso su tutti i punti sollevati dal dottor Roccalto. Peraltro l'azienda sanitaria è talmente convinta anche dell'operato e della qualità del servizio che viene seguito e dell'importanza, quella dell'attività di chirurgia vertebrale, peraltro l'azienda ha fatto investimenti anche recenti, su cui noi sì, abbiamo fatto investimenti proprio perché questo punto era stato sollevato anche a Narni direttamente dalla direzione, che riguardano il sistema radiologico che viene utilizzato, alcune strumentazioni del sistema radiologico,
È stato riadeguato anche una parte della struttura dove si svolge la sala operatoria, dove si svolgono queste attività, con un investimento recente di oltre 300.000 euro, a dimostrazione dell'importanza che noi riserviamo a questo tipo di attività, che si svolge prevalentemente in attività programmata, non in attività di emergenza. Quindi, tanto che la sentenza ha, tra le motivazioni, ha respinto anche su questo oggetto. Inoltre, nell'ospedale di Narni, a questa attività che vi dicevo, di guardia diurna e notturna multidisciplinare, partecipano tutti i professionisti, come il dottor Roccalto, di tutta la struttura, compresi i chirurghi, compresi quelli che fanno la chirurgia d'urgenza, cioè compresi quelli che possono trovarsi sovrapposti l'attività. E, dicevo, la garanzia dei turni si traduce in due notti, massimo tre notti mese per ciascun professionista, e come tale, considerando che l'attività è prevalentemente programmata e che i turni di notte sono così sporadici, non ha determinato nessuna difficoltà all'espletamento dell'attività chirurgica. E io vorrei dire questo, che la situazione del dottor Roccalto è comune a tanti medici, anzi alla quasi totalità dei medici di questa regione, in particolare quelli che operano negli ospedali di territorio e negli ospedali di emergenza. Quindi il nostro compito è creare le migliori condizioni, ma anche rispettare il contratto di lavoro e le responsabilità professionali, specie quando si è intentata una causa su questo tema e c'è una sentenza che obbliga l'azienda al rispetto del contratto di lavoro, cosa che il professionista dovrebbe conoscere, e per cui considero davvero fuori luogo che un singolo professionista attivi il Consiglio regionale per il rispetto del contratto di lavoro e delle sue competenze professionali rientranti anche nel contratto di lavoro. Grazie Presidente, replicherà il consigliere Monni, a lui la parola, prego. Grazie Presidente. Presidente, innanzitutto io penso che qualsiasi professionista può attivare la forma che ritiene opportuna se pensa di non avere, di non essere trattato come è giusto. Seconda riflessione che ci viene subito in mente è che in precedenza questo professionista è stato esonerato dall'azienda stessa per non fare le guardie, e dunque se prima era stato esonerato vuol dire che qualcuno aveva sbagliato, e dunque da parte del professor dottor Fratini, che fa sempre il primo della classe, dovrebbe capire che se qualcuno della sua struttura prima l'ha esonerato vuol dire che in errore c'è. Sta di fatto che il dottore in questione ha fatto un'altra volta ricorso presso i tribunali. È giusto quello che dice, che tutti i professionisti devono avere lo stesso trattamento, ma sta di fatto che se un professionista lavora a quei livelli, riconosciuto dalla stessa azienda stessa, la quale fa degli investimenti, no? Bisogna dare le condizioni e la tranquillità di lavorare in modo adeguato. Spesse volte invece il trattamento da parte soprattutto di quella ASL viene fatta per gli amici in un modo e per chi invece non è allineato in un altro, tra altre cose allineato a livello forse non politico ma ad altri livelli. Grazie. Grazie consigliere Monni. Chiamo l'oggetto numero 203, linee guida approvate dai governatori delle regioni relativamente alla fecondazione eterologa, intendimenti della Giunta in merito. Interroga il consigliere Lignani Marchesani, risponderà nuovamente la presidente Marini. Prego consigliere. Grazie Presidente. Questa è una materia delicata, lo sappiamo tutti, perché non ha solamente risvolti di natura medica, ma sottende anche aspetti di natura psicologica ed etica. E quindi, nonostante ognuno di noi abbia le proprie convinzioni, credo che dobbiamo affrontarlo lontano da pregiudizi di natura ideologica e partiti presi, anche perché credo che bisogna trovarci in certe situazioni per poter poi giudicare. Ora, il 4 settembre sappiamo che i governatori all'unanimità, tra cui anche lei Presidente, hanno approvato delle linee guida valide per tutte le regioni,
e non era così al momento in cui l'interrogazione è stata scritta. Mi sembra che il 15 settembre la Giunta regionale abbia fatto la delibera di recepimento in merito. Ora, a prescindere dal fatto che avrei, proprio come Conferenza delle Regioni, ma ovviamente io non sono nessuno, aspettato una legge quadro di livello nazionale, perché come in altre materie ci si rivolge quando non si è certi, e penso anche all'ultima questione sull'indennità dei medici, ci si rivolge al Ministero per lumi, per essere certi di poterne erogare in qualche modo, forse anche in questo caso era bene evitare una giungla normativa che solo in parte è stata evitata da una comune determinazione dei governatori. All'interno di queste determinazioni ci sono delle linee di indirizzo, tra cui anche quelle che la coppia ricevente abbia appunto un aspetto di natura biologica, di essere, recita la delibera dei governatori, di genere diverso. Quello che chiedo, Presidente, è se in questa delibera, perché anche questo è un altro mistero gaudioso di lunghissima data, magari i giornali ne hanno il contenuto, ma i consiglieri regionali possono vederla solo quando esecutiva e solo 15 giorni dopo, quindi ad oggi io non la ho sulle mani, e quindi vorremmo sapere, primo, se questa linea guida dei generi diversi è stato quantomeno recepita anche nella delibera umbra, seconda, e lo chiedevo con questa interrogazione, se al posto di genere si usasse la parola sesso, perché la parola genere è estremamente equivoca e non esclude di per se stessa che la coppia ricevente possa essere anche dello stesso sesso, femminile ovviamente, perché quell'altro non sarebbe biologicamente possibile. Ma me lo spiegherà, se me lo rimarca ufficialmente mi fa piacere, Presidente, anche perché certe dizioni sono fatte proprio per poter essere aggirate in futuro. Siccome la deriva relativistica del nostro continente sembra inarrestabile, è bene sempre mettere dei punti fermi. Grazie consigliere, per la giunta la presidente Marini. Prego presidente. Sì, in merito all'interrogazione, giustamente il consigliere Lignani ha sottolineato che era antecedente anche alle decisioni, quindi contiene alcuni elementi che in realtà la Conferenza delle Regioni ha chiarito e sgombra anche il campo da alcuni contenuti che l'interrogazione sollevava. Però io credo che sia opportuno anche ricostruire come noi ci siamo comportati anche coerentemente. La legge 40, la sentenza della Corte Costituzionale, di fatto ha abrogato una parte della legge 40, l'articolo che prevedeva il divieto della fecondazione eterologa. L'automatica abrogazione determina non un vuoto normativo, ma determina un'applicazione della legge 40 dove la fecondazione omologa ed eterologa diventa un automatismo. Pertanto, non a caso, il Ministro della Salute intendeva provvedere immediatamente con decreto a disciplinare le linee guida nazionali per tutte le regioni, sia per i centri pubblici, ma in modo particolare anche per i centri privati della fecondazione assistita, perché l'abrogazione immediatamente determina il fatto che si possa fare e si sarebbe potuta fare priva di qualunque regolamentazione. Il Governo ha poi deciso autonomamente, per ragioni tecnico-politiche, non so, di non disciplinare con decreto del Governo, ma di affidare la disciplina al Parlamento. Pertanto, dal giorno della sentenza a quando il Parlamento disciplinerà, noi non abbiamo una situazione in cui non si può effettuare l'eterologa, ma abbiamo una situazione nella quale sia i centri pubblici, sia in modo particolare i centri privati, che era quello che ci preoccupava ancora di più, avrebbero potuto effettuare l'eterologa senza nessuna linea guida sanitaria e nessuna disciplina di sorta. Motivo per il quale le regioni, che sono la frontiera del servizio, perché poi il servizio concreto viene erogato sul territorio, si sono volute dotare di una normativa tecnica e sanitaria
perché il documento è frutto di una commissione tecnica che abbiamo istituito di tutte le regioni italiane, in particolare di quelle che hanno più professionisti, anche operanti, più centri, più esperienza nel settore, abbiamo voluto disciplinare le linee guida sanitarie che permettono, diciamo, di richiamare ad una sorta di responsabilità e di autorizzazione i punti più delicati che sono volti anche al controllo delle strutture sanitarie pubbliche e private e alle relative autorizzazioni. E quindi le linee guida che vanno a disciplinare molti punti sono state oggetto peraltro di un'approvazione unanime della Conferenza delle Regioni, quindi di presidenti che hanno anche orientamenti politici e culturali differenti, perché è prevalso, diciamo, l'aspetto in questo caso di responsabilità istituzionale ma anche gestionale del servizio sanitario. Faccio un esempio: noi in Umbria abbiamo un centro pubblico, quello presso l'azienda ospedaliera di Perugia, con professionisti dell'università e del sistema sanitario regionale, ed un centro privato di fecondazione assistita autorizzato. Se non fossero state fatte le linee guida, noi avremmo lasciato alla discrezionalità completa e quindi anche all'assenza di controlli e quindi anche alla responsabilità per alcuni aspetti più secondari. Abbiamo fatto quindi queste linee guida comuni che riguardano i centri autorizzati, come avviene la procedura dei centri autorizzati, i requisiti soggettivi delle coppie che sono coerenti, così rispondo a un punto, alla legge 40. L'articolo 5 disciplina già i requisiti soggettivi, quindi l'eterologa diviene applicabile in analogia all'omologa. Quello che non consente la legge 40 non lo possono fare le linee guida delle regioni, quindi i singoli, le coppie, uomo-donna, coppie dello stesso sesso, prevale l'articolo 5, quindi al di là di quello che io posso pensare individualmente, vige l'articolo 5, quindi sono coppie oggi esclusivamente coppie eterosessuali che hanno una patologia di natura irreversibile di sterilità o di infertilità, quindi limita anche. Non posso ricorrere alla fecondazione assistita qualora non ci sia la patologia, quindi per scelte che sono di natura individuale, soggettiva, perché il limite è della legge 40. Personalmente io considero una serie di limiti che andrebbero modificati, ma questo non è un dibattito nella competenza oggi del Consiglio regionale o del Presidente della Giunta regionale. La selezione dei donatori, perché a differenza dell'omologa, l'eterologa prevede due donatori, entrambi, a differenza dell'omologa, fuori dalla coppia, e quindi vanno disciplinati i centri su questa materia, onde evitare il far west, onde evitare che dei centri li acquistano per esempio pagandoli, onde evitare non ci siano responsabilità di natura sanitaria. I test di natura di screening per il controllo dei donatori, le analisi di laboratorio, la gestione del risultato del laboratorio, e inoltre abbiamo disciplinato, qui rispondo all'ultima parte, che è un tema molto discusso, anche la Conferenza dei Presidenti lo ha messo nel documento, noi abbiamo, rispetto ai ticket e alle prestazioni sanitarie, equiparato la fecondazione, la procreazione assistita tramite la tecnica dell'eterologa alla fecondazione assistita tramite la tecnica dell'omologa, quindi applicando gli stessi criteri che avevamo. Le differenze che ci sono tra le regioni in realtà derivano in parte non tanto da ragionamenti ideologici o culturali, ma da differenze che oggi ci sono anche per le tecniche dell'omologa, cioè ci sono regioni che sottopongono a ticket gli analisi di laboratorio, noi le analisi di laboratorio le equipariamo all'accesso, quindi con le fasce che sono previste per gli altri esami di laboratorio, per cui se tu sei nella fascia di reddito che hai l'obbligo di pagare il ticket lo paghi, se sei nelle fasce di reddito esenti sei esenti, ma la tecnica viene erogata in Presidente, regime di gratuità a come per l'omologa. Ho finito, ma credo che il tema era molto sentito, e quindi noi abbiamo recepito con delibera, che poi consegno al consigliere, ma credo sia in possesso del consigliere,
1142 del 15 settembre 2014 abbiamo recepito il documento della Conferenza delle Regioni, abbiamo provveduto a disciplinare per i nostri due centri attualmente operanti all'interno della Regione. Grazie Presidente, per una breve replica il consigliere Lignani Marchesani. Molto veloce Presidente, preliminarmente cambiamo il regolamento che il consigliere regionale può entrare in possesso solo 15 giorni dopo da quando è pubblicata, perché altrimenti la ringrazio che me la fornisce in questo momento. Poi ringrazio la Presidente per l'esauriente esposizione, rimangono però dei dubbi che sono determinati non da filosofie ma da applicazioni giuridiche, perché l'analogia automatica tra omologa ed eterologa, francamente non mi convince in una prospettiva futura, perché nell'omologa è fin troppo evidente che alla fine della fiera, per motivi legati alla natura o al creato, come preferisco chiamarla, di fatto non ci possono essere che un uomo e una donna, ecco, mentre nell'eterologa questo non è necessariamente a priori che due persone dello stesso sesso non possono adottare una persona e quindi di fatto sono due donne, certo sono donne, è evidente, ancora due uomini questo non lo può permettere, però a parte il sorriso che può nascerci spontaneo su questi tipi di battute, rimane invece un elemento di natura drammatica, autorevolmente drammatica, su cui bisogna in qualche modo vigilare e fare in modo che non ci possano essere derive che possano da un lato destrutturare la società, dall'altro aumentare quello che può essere anche un tasso di infelicità di coppie che alla fine, quando intraprendono questo tipo di percorso, sanno da dove partono ma quasi mai sanno dove si va a finire. Quindi auspichiamo anche un controllo su questa questione, noi continueremo a vigilare in materia anche sui costi e anche sull'evoluzione di norme che non ci lasciano tranquilli su quella che può essere appunto una deriva e una giungla normativa in criteri e in un panorama normativo appunto di carattere etico. Grazie Presidente. Grazie consigliere, con questa interrogazione si conclude la sessione di Question Time.